Buonasera, benvenuti, torna Catania Mente, già si avverte l'atmosfera natalizia, non si è avvertita veramente a San Cataldo nell'ultima partita che il Catania ha disputato e che ha pareggiato meritatamente, cioè una bella sfida, e ne parleremo. Prima io vi presento subito un perno centrale dalla scorsa settimana di Catania Mente che si chiama Rossana Di Giorgio. Rossana, buonasera. Buonasera, sempre gentilissimo tu. Posso migliorare però, strada facendo migliorerò, tra l'altro quando finalmente avremo l'opportunità di andare a cena migliorerò senz'altro. Avremo tanti argomenti da trattare in questa puntata e lo faremo con ospiti veramente d'eccezione. Sono molto contento anzitutto di avere con noi il primo calciatore del Catania che viene a trovarci a Catania Mente e che si chiama niente po' di meno che Filippo Lorenzini. Filippo, buonasera. Buonasera, grazie per questo invito, sono contento di essere qua. Anche noi, immagina quanto lo siamo noi, attenzione, tra l'altro poi vi sveleremo un retroscena, no? Strada facendo, legato a Filippo, ma ne parleremo tra un po' perché abbiamo un altro ospite che è grossa valenza, no? L'organizzatore, nonché speaker della manifestazione Naturosa Catania Marathon. Sì, proprio così, grazie, benvenuti, Giuseppe Marcellino. Grazie, ben trovati, grazie Luigi, grazie. Naturalmente per quanto riguarda questo invito, sì, la Naturosa Catania Marathon che in concomitanza appunto con la partita, e quindi approfitto nel pomeriggio che ci sarà a Catania, ci sarà invece giorno 11 la partenza alle 8.45 dal Viale Kennedy per quanto riguarda l'edizione della Naturosa Catania. Perfetto, ne parleremo, abbiamo tutto il tempo, tra l'altro abbiamo le immagini delle scorse edizioni, tra l'altro si vede che lui è uno speaker perché già è partito, no? Fragorosamente, no? Della serie ti tolgo il microfono, però gli ospiti sono ospiti, insomma, Giuseppe, non lo farei mai più, non sto scherzando. Scusami, Catania Mente si contraddistingue per questo, io l'ho detto a Filippo e prima ancora ad Angelo Scaltriti, diglielo a Filippo che si prepari, no? Perché sanno dei momenti in cui ci piace così, perché d'altro canto Cataniamente racchiude la catanesità, no? Quindi c'è una componente, come dire, di liscia, no? Di cazzeggio, no? Con la K, no? Però in questo caso. Filippo, partiamo dall'ultima, sì. Cioè da questa corrida, no? Meravigliosa a San Cataldo, che alla fine vi ha visto protagonisti, e fortunatamente protagonisti a mio avviso in positivo, ma non perché vi chiamiate Catania, ma perché poi alla fine questa cosa non è andata oltre, no? Però con una componente, con una dose di agonismo, no? Da parte dei giocatori della San Cataldese, che qualche volta, no? È come dire, ha deviato, no? In qualcos'altro. Ma noi sapevamo che sarebbe stata un po' così, insomma. Avevamo fatto la prima partita di Coppa e già ci avevano proprio fatto capire com'era quest'anno questo girone. E ci aspettavano, volevamo vincere, poi le partite sono così, si giocano 1000 partite dentro a 90 minuti, siamo passati in svantaggio, diciamo che loro sono stati bravi perché hanno fatto il gioco che volevano. Noi ci siamo un po' cascati, però alla fine dai, un punto che ci ha fatto comodo perché le altre comunque si sono fermate, quindi rimaniamo là più 11 e per ora va bene così, insomma. Sì, c'è stata la vittoria della Lamezia Terme, no? Con la Marianese, ma era scontato, sì. Poi il pareggio naturalmente del Trapani col Real Aversa, no? Che poi è la squadra che noi incontreremo domenica. In realtà si mantengono sempre questi 11 punti e da San Cataldo però si viene fuori con un pareggio che è un pareggio di sostanza, no? Anche perché in quel campo no, infatti loro, a parte che ultimamente avevano fatto degli ottimi risultati, venivano da 6 partite senza perdere, quindi trovavamo una squadra in forma e quando poi ti trovi a giocare in campi così, che sono anche un po' piccoli, comunque campi difficili secondo me,
se te ne vai con un punto, hai guadagnato un punto, insomma. Sì, campi difficili. Forse questa è stata la prima partita vera da Serie D in assoluto, no? Per Sì. il Catania, no? Per quell'aria che si immagina si possa respirare, no? No, Perché in realtà, è vero, no, in altri contesti. è vero. No, vabbè, è successo forse a cani cattivi, però anche là alla fine avevamo strappato un punto, anche se meritavamo di più in quella partita. Ma ripeto, questo girone non è così semplice come pensa, anche se ci chiamiamo Catania e abbiamo nomi che non c'entrano niente per questa categoria. Bisogna mettersi nei panni di questa categoria, e quando trovi campi del genere devi sapere che devi scendere anche a fare botte ogni tanto, perché questo serve, insomma. Ma cosa vi ha detto il mister negli spogliatoi? Prima o dopo? Tutte e due. No, quello che preferisci. Io No, no, niente. penso che Noi importa. sapevamo che quello che ci siamo detti in realtà era che non dovevamo cadere in tentazioni, insomma, che loro ci Sì, provocazioni, provocavano. certo. Quindi, però, ripeto, non è semplice. L'abbiamo detto tutta la settimana, però dopo 5 minuti ci siamo cascati. Però, quando sei dentro succedono tante cose, quindi pazienza. Il mister no, il mister ci aveva caricati, perché comunque era una partita importante per noi, anche perché se vincevamo staccavamo ancora di più. Però alla fine siamo rimasti contenti, soprattutto perché abbiamo avuto un atteggiamento, secondo me, che ti porta a conquistare, in questa categoria ti porta a conquistare tanti punti, perché se tu vai e fai i principino là in mezzo non ne esci con i punti, Bella questa capito? battuta, il principino lì in mezzo, no, Giuseppe? No? Il Sì, principino lì in mezzo. Tanto tu segui il Catania, no? Sei... diciamo che non lo seguo in maniera proprio completa, anche Cioè da, perché mili da militante non da assoluto, no? militante, sono per fortuna obbligato, diciamo più che obbligato, impegnato in quelle che sono le gare di atletica leggera quasi tutte le domeniche, quindi giro la Sicilia appunto per fare lo speaker, però seguo il Catania come squadra del cuore sicuramente, visto che Ma è la poco fa squadra che mi ha stavate scelto. dialogando su questioni di natura meramente sportiva, cioè che vi dicevate? Io anche perché ero distratto, ma... Beh, diciamo che parlavamo un po' degli allenamenti, ecco, di quelli che sono gli allenamenti che sono cambiati un po' per quanto riguarda il calcio. Cercavo di, come dire, di fare il paio con gli allenamenti che fanno gli atleti che corrono appunto la maratona, i 42 km e 195 metri. Sono due cose completamente diverse. Chiaramente per fare una maratona bisogna fare tanti chilometri, per essere un ottimo, un bravo calciatore hai bisogno di una preparazione un po' diversa che conta non solamente il fondo, ma quindi i chilometri, ma anche la velocità, gli scatti e il potenziamento. Filippo, prima di andare poi ad approfondire sulla partita, sul prossimo turno, però una battuta veloce proprio sulla Real Aversa, quindi sulla gara che ci attende domenica. Sì. Ma è una squadra, una buona squadra, che ha dimostrato anche nelle ultime giornate, anche se ha avuto un po' un calo, diciamo, comunque è andata a Vibo Valentia, che è una squadra che è costruita per vincere, e hanno imposto il loro calcio e hanno vinto, hanno portato a casa 3 punti. Quindi non sarà semplice sicuramente. È una squadra giovane che però ha delle ottime idee. E niente, abbiamo ancora 2 giorni per prepararla, e dobbiamo cercare di fare il possibile, perché in casa dobbiamo portare 3 punti. Bello, quando regia, quando si dicono queste cose, no? Ci siamo. Noi abbiamo un contributo che possiamo mandare in onda, che è quello di Rizzo, del calciatore che ha parlato in settimana, esattamente mercoledì. Sentiamolo. Ora, in queste settimane noi ci prepariamo la partita al meglio, perché domenica ci sono Tu l'hai preso il gara tempo? di vincere e basta. No, il tempo E di come ho detto, vincere. San Catala è stata una partita un po' strana, perché era una partita Ok, proprio di Serie B, proprio di guerra, perfetto. cioè Dammelo, nemmeno io quelli fuori sono dal a campo. 5 Come ho minuti. detto, queste Brevissimo, partite abbiamo perché io non sono riuscito a fatto, abbiamo centrarmi. speso tante Ok. energie, sia fisiche che mentalmente. Ci sta che abbiamo trovato un campo in quella maniera. Però va bene così, dai, sono contentissimo e andiamo avanti. C'è sempre qualcosa da migliorare, però siamo contenti che abbiamo fatto questo inizio di stagione così, e dobbiamo migliorare per forza partita dopo partita. Domenica giochiamo in casa davanti alla nostra gente, quindi vogliamo vincere la partita come abbiamo fatto sempre con tutte le squadre, quindi speriamo che vada tutto bene. Mattia è un bravo ragazzo, poi deve migliorare in alcune cose, gli tiro sempre le orecchie, gli schiaffi, però
forte, forte Mattia. Viene migliorato sicuramente, è ancora giovane. Quando siamo in campo, arriviamo, scherziamo, avete visto anche voi, quindi siamo tutti uniti come ho detto, una famiglia. Stava parlando di Mattia, no? Quindi era Vitale. Mattia Vitale. Sì, 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 esatto, no? Questo perché chiaramente era tra le domande fatte dai colleghi, no? E c'era anche questa. Lui lo prenderebbe a schiaffi, ma perché? No, perché è un ragazzo giovane che ha tante potenzialità di fare il calciatore ad alti livelli. Quindi è un po', è ancora un po' un diamante grezzo, insomma, va costruito. Ha fatto 18 anni, quindi è normale che sia così. Però se ha tutto questo benvolere da noi e da chi gli sta intorno, lui deve esserne contento, perché sa che può fare tanto, insomma, anche per questa squadra, perché è uno importante, con il fatto anche degli under e tutto. Però è un ragazzo che è bravo, secondo me, che sta dimostrando di poter stare in mezzo a questo gruppo, a questa squadra. C'è una cosa che ha colpito un po' tutti, e che è diciamo un merito da parte della società, da parte dei Laneri nella scelta, ma anche del mister, cioè quella degli under, che si stanno dimostrando dei giocatori già pronti, già di livello. Parlo di Forchignone, di Chiarella, sì. Di Betters, cioè ne cito qualcuno, insomma, Castellini, sì, sì. Cioè costituiscono l'ossatura del Catania e danno chiaramente quella verba, quel dinamismo, anche quella componente di spregiudicatezza, no, che ci vuole, che è figlia dell'età, ma sempre sia a un certo punto, perché se si va a vedere Vitale, io ho l'impressione che sia un giocatore già fatto, pronto, no? Cioè lui è una sorta di PC, cos'ha, un software nella testa, cioè lui è in campo, è già pronto. Sì, ma io l'ho ripetuto già tante volte che i giovani che abbiamo sono giovani che in Serie D ci sono solo perché sono a Catania, se no sarebbero tra i professionisti. Infatti vengono tutti da piazze importanti di Serie A e Serie B, vari Sassuolo, Brescia, chi è stato a Pescara però anni fa. Sono ragazzi che ci stanno dando una grossa mano perché, ripeto, anche se sono under, si sono calati anche loro in questa categoria. E stanno rispondendo molto bene, insomma. Giuseppe, anche lui ha 27 anni, voglio dire, è un ragazzo, noi parlavamo del fatto che ha raggiunto la maturità calcistica. Ora, quando è arrivato Filippo in studio, non ci passava dalla porta, no? Quindi abbiamo trovato una soluzione, perché Filippo è alto 1,97. Ma io sono più alto di lui, scusa. Non ci sono, vai a guardare la telecamera. Sì, sì, visto, sì, sì. Ma infatti si capisce in maniera spudorata che Filippo è seduto, no? Per bilanciare, esatto. Anche con noi, no? Sì, sì, anche tu sei lunga, possiamo dire, cioè, lei è molto lunga. Sì, sì, altissima, molto. Guarda. E quindi... No, bene così, d'altro lato è un centrale difensivo. E tra l'altro la cosa che fa Filippo, che a me piace molto, è che per sbrogliare la matassa, come si suol dire, manda la palla in tribuna. No? È un classico, cioè io te l'ho visto fare in tutte le partite. Ci sono partite in cui si dice non devi badare al sodo, insomma. E ci sono cascato tante volte anni fa, quindi okay. Bisogna portare a casa quello che serve. Ma anche in casa però lo fai, c'è anche al Massimino, cioè nel senso non bisogna badare al sodo. Ci penso due volte io, sì. non mi vergogno, insomma. Ora, lui non può venire domenica. Ma solo perché ha la partita del pomeriggio. Perché sarebbe venuto, glielo facevamo promettere. Ma a noi serve in questo momento del pomeriggio, dalle 14:30 in poi, perché deve fare una cosa che è importante, perché noi dobbiamo andare dove dobbiamo andare, sul modello di Totò, no? Nel senso, certo. Dove vogliamo andare, esatto. Naturosa è bellissimo. Cioè tu prima mi devi chiarire, te la faranno fatto milioni di volte questa domanda. È un po' come margheritosa, no? C'è stato un periodo in cui c'era questo aggettivo, no? Margheritosa, che poi è piaciuto all'Accademia della Crusca. Naturosa. Beh, Naturosa è Catania, dire, Marathon. Catania Marathon lo sappiamo benissimo. Naturosa è da qualche anno, esattamente da 2 anni, è il nostro main sponsor, quindi praticamente lo abbiamo come partner, così come Radio Studio Centrale. Certo, noi ci siamo e noi ci siamo. Noi, assieme stiamo partner. Vedendo le immagini delle edizioni precedenti. Difatti, praticamente è il marchio dell'azienda Biomed che si avvicina praticamente a quello che sono le esigenze di una alimentazione sana.
credono anche nello sport, infatti alimentazione sana, sport, e hanno creduto nel Catania Marathon, e quindi ci è sembrato doveroso quantomeno dare il nome proprio della Catania Marathon a questo marchio, che è anche un bel marchio, non so, poi lo potrete vedere quello assieme, sì, a tutti, no, no, l'abbiamo già visto nel caso, tenendo conto del fatto che Radio Studio Centrale è partner ufficiale, certo. Quindi seguirà la manifestazione con i nostri speaker, no? Tu già sai chi ci sarà? Io non potrei esserci in speaker. No, io so benissimo che con me ci sarà la Filippo. Leotta, in questo caso la Ivana Leotta, che sarà importante, diciamo un perno importante, che mi darà una mano nell'organizzare e nell'accogliere praticamente i passaggi e gli arrivi degli atleti. Ok. Sold out, come si dice in gergo, cioè avete detto stop alle iscrizioni. Non possiamo avere altre iscrizioni, perché altrimenti la macchina organizzativa non sarebbe in grado di supportare, diciamo, più dei 1000 atleti che praticamente già si sono iscritti. Quindi 1000? Qualcosina in più. Ok. Arriveremo a 1100. Start da Viale Kennedy. Alle ore 8:45, primo giro uguale per tutti, si entrerà dentro Catania, centro storico e quant'altro. E questa è la novità, no? Quella lì che... lo chiedevano tutti quanti volevano correre e vedere le bellezze della città. Considera che ci sono praticamente 14 nazioni presenti e 13 regioni rappresentate italiane, chiaramente chi viene da fuori vuole guardare anche le bellezze della città. Per chi fa i 10,5 km si concluderà lì al Viale Kennedy dopo circa, presumo, un 33-34 minuti, poi chi farà la mezza maratona farà un altro giro, non all'interno della città di Catania, ma lo farà praticamente lungo. Sì, perché c'è, scusa, ti interrompo, c'è maratona, mezza maratona e 10,5 km, no? Sì. Cioè sono, come dire, le tre tipologie di sforzo, no? Di fatica, no? Che bisogna mettere. Sono le tre distanze, esatto. I primi appunto arriveranno, la 10,5 km arriverà intorno ai 34-35 minuti, forse qualcosina meno, perché abbiamo anche il campione italiano master sui 10 km, quindi ce ne facciamo un vanto, ed è Boumalik Abdelkrim, che già ha dato la sua adesione. Poi nella mezza maratona sono i 21 km e 97 metri, e quindi ci sarà quest'altro traguardo, e poi il traguardo di maratona. Questa è la partenza della scorsa edizione. È sì, già, ecco, chiaramente. Già per esempio le partenze queste sono un attimino con diverse. Con le mascherine. Sono con le mascherine, oltretutto abbiamo dovuto distanziare le partenze, quindi sembrano pochi, ma chiaramente gli altri erano già partiti. Certo, perché invece noi dobbiamo dimenticare che l'anno scorso eravamo ancora in quella fase di lockdown sì, lockdown no, eravamo lockdown circa, forse. Eravamo circa 800, ecco, quindi praticamente quest'anno partirà questo fiume di persone, sono circa 1100 atleti che prenderanno il via tutti quanti allo stesso momento alle ore 8:45. Ma tu mi dicevi quarta edizione, quarto anno, quindi ci si è convinti un po' tutti a Catania che questo, no, questo evento ha un suo perché. Allora, la maratona a Catania ha avuto sempre, purtroppo, diciamo, degli inizi e mai una fine, e mai una continuazione. Praticamente hanno organizzato altri organizzatori che, per carità, bravi loro, ma poi non sono riusciti a dare un seguito. Hanno organizzato delle maratone, facevano la prima edizione, poi non hanno mai dato seguito alla seconda edizione. Ed è successo per 2-3 volte circa. Quando noi siamo quattro amici, il presidente Santi Monasteri dell'Atletica Sicilia che organizza... Sì, certo, ricordiamo. Certo, non è qui perché anche lui ha preso una brutta influenza, quindi speriamo di averlo poi alla partenza assieme agli altri domenica, quindi gli facciamo tanti auguri. Dicevo, abbiamo praticamente messo insieme le nostre forze, ci davano dei matti, e noi abbiamo invece praticamente abbiamo investito su questa nostra voglia di organizzare un evento per Catania, perché poi alla fine Catania forse è una delle pochissime città del sud che non ha una maratona. Ci sono in tutto il mondo le maratone, senza andare a scomodare New York, Valencia o quant'altro, ma c'è a Palermo, c'è a Messina, c'è a Ragusa. Adesso l'abbiamo anche noi, abbiamo Naturosa Catania Marathon da 4 anni, quindi questa quarta edizione. Noi ci fermiamo perché c'è la pubblicità, regia, guardami, eccoci, ci fermiamo giusto qualche istante, ma torniamo con Catania Mente.
Eccoci di nuovo in studio con Rosana Di Giorgio, con Filippo Lorenzini, il centrale difensivo del Catania, con Giuseppe Marcellino, organizzatore e speaker della manifestazione Naturosa Catania Marathon. Ed è venuto il momento per loro di sottoporsi ad una rubrica che noi facciamo e che sta riscuotendo veramente grande successo. Sì, è vero, cioè, si dice sempre così, no, della serie, sei conduttori quelli bravi, dicono questa cosa riscuota successo. In effetti questa cosa è diventata sfruculiante, perché girando per Catania il sottoscritto e Simona veniamo adesso riconosciuti, no? Cataniamente, e quindi questo non va bene, questo è pericoloso. La rubrica si chiama Presidente per un minuto, Filippo. Cioè, noi andiamo a rompere le scatole al catanese in genere e chiediamo: se lei fosse il presidente del Catania, che cosa farebbe? Quindi naturalmente Rospelligra, però poi è il presidente del Catania da un punto di vista, come dire, iconico, no? Sì. Immaginifico, no? Quindi è un po' come i catanesi saranno tutti allenatori e tutti presidenti. Vediamo cosa ci hanno risposto questa volta. Se lei fosse il presidente del Catania per un solo minuto, qual è la prima cosa che farebbe? Lo stadio nuovo, perché comunque il Cibali resta comunque una struttura importante. Ci sono anche i migliori allenatori con la Serie A, ci sono venuti Mihalovic, però avrebbe bisogno adesso un po' di sistemarlo, perché comunque anche Manderboso, tutto quello che è. Poi, una volta magari fatto questo, si comincia a fare una squadra importante, piano piano si sale tutta la, dalla D andiamo alla C, dalla C questo si può curare. Cosa farei? Una bella domanda, ma mi sa che il Catania sta andando male però ultimamente, sta vincendo delle partite, leggo nei telegiornali. Legge bene. Leggo pure, esatto, per cui cosa farei? Ma io andrei avanti su questa linea, cercherei magari di prendere qualche altro giocatore di un certo livello e cercare di far arrivare a Catania in Serie A. Sarebbe un orgoglio comunque, sì, per tutti. Per i catanesi, ovvio, certo, ovvio, sarebbe un grande orgoglio. Buongiorno, siamo di Radio Studio Centrale. Buongiorno. Buongiorno. No, un attimo. Niente. Buongiorno, tifosi del Catania? Sì, uno almeno. Mi auguro il meglio. Al Catania. Ah, ho un appuntamento con il collega. Grazie mille, ma forza Catania. Salve, tifoso del Catania? Tifosi del Catania? Tifoso del Catania? Sì. Tifoso? No, sì. No. Sì. Come, dov'è il Catania? No, non mi dica questo. Se tu fossi il presidente per un minuto del Catania, che cosa faresti? Comprerei qualcuno di più forte magari, l'unica cosa che posso dire. Catania? Io no, guarda, manco più posso cambiare famiglia. Cosa ha detto? Manco più posso cambiare famiglia, signore. Ah no? No, signorina, sbagliavo, carichiato. Cavaggiato, signore, non signor Pallonato. Una volta se voleva che cavaggio, ora non fanno curri qui. Niente, ci chiamano frustinieri. Capesse, frustinieri, nei virus. Non c'è più mondo. Un mondo che aveva finito, io avevo 50 anni. Basta, tutti felici quando sarà. I primi me ne puoi e dopo chi lavora. Quello sicuramente. E allora mi dispiace, perché si va a peggiorare, non a migliorare. Lei non mi fa chissà fatto capire perché mi manco di rende. Perché se aveva rende molto cuore ci lavo io a lei. Ci scippava il naccio. Una volta era bello piscicane, muore. A diventare una mascolina. E lui ci ha fatto tutta la puntata, no? Filippo, tra l'altro tu hai capito, no? Sì, tutto. Sì, sì, esatto, no? Io sogno cavaddaro, cioè nel senso, corre, no, con i cavalli, quindi è finita questa cosa, i frustini neri, noi frustineri. E poi dopo il fatto che insomma gli mancava qualche dente davanti, mi ha detto, io se fosse per me insomma le avrei dato un morso, no? Pesce cane, mentre invece oggi sono una mascolina. Mascolina. C'è Rossana che ha una domanda per te. Sì. Che differenza c'è tra Catania e le altre piazze in cui hai giocato? Ovviamente se hai trovato differenze. Beh, diciamo che qua è una piazza che ha vissuto per tanti anni un calcio che le altre piazze non hanno vissuto, nel senso che Catania è stato in Serie A, Serie B per tanti anni, quindi si crea qualcosa che una piazza diventa una piazza importante, un seguito di tifosi che è molto maggiore magari rispetto alle altre, con tutto il rispetto, perché comunque sono piazze che hanno fatto tanto
Io a Caserta sono stato molto bene, sono stato 3 anni là. È una piazza che in quegli anni anche i tifosi hanno dimostrato di tenerci tanto, però qui si sente proprio un'aria diversa, perché quando entri allo stadio che ci sono 15-21 persone non è poi la stessa cosa. Certo, fa, no? Si sente. In qualsiasi caso, perché comunque è bello quando vinci, poi quando perdi comunque anche tanta responsabilità, quindi penso che... Te lo posso assicurare. Quindi penso che è una piazza in cui è una piazza esigente, perché comunque ha un percorso storico importante. Noi siamo stati chiamati a riscrivere un po' quello che è stato il Catania negli ultimi anni e cercare di costruire il futuro di questa città, insomma. Oh, bellissima risposta, Giuseppe. Risposta bellissima. Non può partecipare alla Catania Marathon. Lo mi so, spiace, lo però ci è serve. È impegnato. Da dove ti vengono queste domande? Tutte queste domande. Brava. Perché ha avuto già molta esperienza. Sì. È il maestro che è quello che è il maestro. Noi abbiamo in collegamento un giornalista bravo che lo è sul serio, che si chiama Livio Giannotta, di direttore tuttocalciocatore.com. Livio, finalmente hai un volto. L'audio, perché non riusciamo a sentire l'audio? Forse va ripristinato? È bella la diretta. Così va meglio? Sì, perfetto, adesso ti sentiamo. È colpa nostra, siamo stati noi. Ok, disattivo il microfono? No, non fare niente, no, va bene. Va bene. Tu ci sei? Buonasera a tutti. Ok, tu sai chi c'è con noi, oltre a Rossana di Giorgio... Buonasera direttore. Questo è un sito. Buonasera. Direttore di un sito che fa veramente decine di migliaia di accessi. Tuttocalciocatania.com, ti puoi fare un'idea, no? Noi poi siamo con Filippo Lorenzini, centrale difensivo del Catania, quindi noi oggi abbiamo un monumento. Ora abbiamo fatto le foto, poi le metteremo nella Radio Studio Centrale. Ciao Filippo. Complimenti per la stagione brillante sin qui disputata. Grazie. E poi siamo con Giuseppe Marcellino, che è organizzatore e speaker della Naturosa Catania Marathon. Buonasera direttore. Perfetto, ora sai tutto, va bene. Ti concedo una domanda, una a Filippo Lorenzini. Se devo fare proprio una domanda, non so se l'avete già fatta perché sono entrato appunto adesso in discussione, però la mia curiosità è questa. Com'è nata la trattativa per questo ritorno? Perché so che in estate hai avuto richieste anche da società importanti di Serie C, però nonostante questo hai deciso di retrocedere pur di tornare a Catania. Cosa ti ha spinto a tornare e come si è sviluppata questa trattativa per il ritorno? Allora, intanto sì, è vero, ho avuto un po' di richieste per fortuna, perché almeno vuol dire che l'ultimo anno è stato positivo. Guarda, tutto è nato da una chiamata con il direttore Laneri, in cui mi aveva parlato un po' di quello che sarebbe stato il progetto del Catania quest'anno e negli anni prossimi. Io l'ho vissuta troppo poco e... Mi piaceva ritornare in una piazza così grande che avesse fatto un calcio differente da quello che è stato la mia carriera negli ultimi anni, insomma. Una piazza importante, il progetto che ci hanno presentato a tutti quanti è un progetto vincente, un progetto che, da quello che si dice, durerà per tanti anni. Quando tu parli delle esperienze precedenti, parli in termini di ambizioni. Di ambizioni, esatto. Secondo me è un passo indietro per farne due in avanti, insomma, perché è vero, scendere di categoria è sempre qualcosa che si vede con un altro occhio, però se lo fai con una piazza come Catania, penso che abbia molta più visione, insomma. Quindi, ripeto, tutto è nato in neanche 2 giorni. Mi pare che il venerdì ho avuto questa chiamata con il direttore e io il martedì mattina già stavo scendendo. La voglia che c'era di tornare a giocare per questa maglia sicuramente è stata tanta, perché
È vero che la categoria è tutto, però io da subito avevo voglia di tornare qui e rivivere i momenti che purtroppo, cioè rivivere i tifosi che purtroppo li ho vissuti troppo Sì, poco, certo, insomma. vivere un momento diverso, no? Rispetto a quello che tu avevi vissuto, che avevi percepito e che non era bello, Livio, noi lo sappiamo, no, Giuseppe? Cioè, Sicuramente quindi, l'abbiamo vissuto no, in prima persona, il sì. fallimento, eccetera, Purtroppo. eccetera, eccetera. Tra l'altro, Livio, lui chiaramente, dopo l'allenamento, lui sta a Ficarazzi, poi dopo vanno a mangiare fuori perché c'è il sole, è 22-23 gradi, cioè, dico no, mi Meglio di così, sembra. eh? Sì, Meglio di così. certo, meglio di così, attenzione. D'altro canto noi abbiamo un clima subtropicale più che Infatti. mediterraneo, cioè questo è un dato di fatto. Giusto, Sara, no? Perfetto. Grazie a Sì. Dio, siamo siciliani. Cosa provi tu a stare a fianco a me questa sera? Affiancati. Me lo dirai più tardi, direttore, ogni tanto io divago. Ok, ora ci dobbiamo mentalizzare, no? Come dice qualcuno, sulla prossima gara, quindi sulla partita con il Real Aversa. Da dove vogliamo cominciare? Dalle tue chicche, direi, perché tu già ne hai scovate parecchie e quindi ce le puoi sciorinare. Bacchicche, va sull'avversario Sull'avversario o o sempre sempre con con riferimento riferimento al al Catania? Catania? Ma lo so, io mi affido a te, perché sei tu il tassonomico, Ma l'ingegnere in questa cosa guarda, sei tu. intanto Intanto, se se partiamo partiamo dal dal Real Real Agro Agro Aversa, Aversa, ha ha disputato disputato una una lunga lunga serie serie di di partite partite in in questo questo periodo, periodo, e e questo questo secondo secondo me è me è un un fattore, fattore, perché è perché è un un avversario avversario che che viene viene da da una una lunga lunga serie serie di di partite partite in in pochi pochi giorni. giorni. E Questo questo secondo secondo me, me, insomma, insomma, rappresenta rappresenta un un dispendio dispendio di di energie energie non non indifferente, indifferente, perché perché domenica domenica scorsa scorsa l'Aversa l'Aversa ha ha battuto battuto la la Vibonese, Vibonese, che che è è una una delle delle squadre squadre comunque comunque principalmente principalmente attrezzate, attrezzate, no, no, di di questo questo girone. girone. Poi, Poi, a a distanza distanza di di pochissimi pochissimi giorni, giorni, ha ha affrontato affrontato il il Trapani, Trapani, e ha e ha pareggiato pareggiato 1-1.1-1. Sì, lo ricordiamo E mercoledì. domenica ancora Quest'altra quest'altra partita partita di di Catania, Catania, sicuramente sicuramente per per loro loro molto molto impegnativa, impegnativa, ma ma lo lo sarà sarà anche anche per per il il Catania, Catania, perché perché è è una una squadra, squadra, l'Aversa, l'Aversa, da da non non sottovalutare, sottovalutare, ha ha una una discreta discreta fase fase difensiva, difensiva, prende prende comunque comunque pochi pochi gol, gol, e e quindi quindi noi noi sappiamo sappiamo cosa cosa significa significa affrontare affrontare squadre squadre con con difese difese ben ben chiuse chiuse dietro. dietro. Quindi Quindi ci ci saranno saranno magari magari delle delle difficoltà, difficoltà, ci ci vorrà vorrà la la giusta giusta pazienza pazienza per per aspettare aspettare il il momento momento giusto giusto e e colpire colpire appunto appunto nella nella difesa difesa campana. campana. Ma Livio, sostanzialmente tutte quelle che abbiamo incontrato, no? Se si è accettato qualcuna, Sì. forse a me è piaciuto molto il San Luca, ad esempio al Massimino, però era l'inizio. E poi il Città di Sant'Agata mi ha colpito, che è una squadra tra l'altro che da 4 anni fa un certo tipo di calcio, ha cambiato un allenatore e quindi lì si vedeva, cioè loro hanno fatto la differenza e non si difendevano Sì, soltanto, è no? vero. È stata, penso, la squadra che una delle poche squadre che è venuta qui e se la sono giocata a viso aperto, insomma. Magari gli altri si chiudevano tanto, invece loro hanno fatto quello che hanno fatto durante tutto il campionato, insomma, hanno imposto anche il loro gioco certe volte, perché è giusto anche dare insomma, cioè dire che hanno fatto una buona partita e che quindi Sì. sono stati bravi a imporsi anche loro. Ora, Livio, facciamo una cosa, vediamo la possibile, vedo quella che noi chiamiamo probabile formazione, ma di probabilità con Ferraro ce ne sono fino a un certo punto. Prego la regia, bravissimo. Questa settimana abbiamo invece un calvo, molto Yul Brynner, che è cambiato rispetto alla, no? Perché aveva un capellone, no? Quindi va bene, che si chiama Giuseppe, grazie Giuseppe. È inutile che chiediamo a Filippo che ci dia, tanto lui c'è, quindi si vede, no? Beters, La Pizarda, Lorenzini, Somma, Castellini, Lodi, Rizzo, Vitale, e poi noi siamo andati su Sarau al centro dell'attacco, Sarno a destra, tra parentesi abbiamo messo Chiarella, e Forchignone, tra parentesi De Luca. Perché? Perché tu sei stato in settimana a Ragalna e c'è stato qualche scricchiolio, no? C'è qualcuno che si è fatto male, che ha beccato qualche botta. Ma Ovviamente ovviamente poi poi vedremo vedremo nei nei prossimi prossimi giorni giorni l'evolversi l'evolversi del del quadro quadro clinico, clinico anche, anche, no? no? Se Se vogliamo. vogliamo. A A parte parte che che ogni ogni settimana settimana proviamo proviamo a a cimentarci cimentarci con con la la probabile probabile formazione formazione del del Catania, Catania, non non so so se se l'abbiamo l'abbiamo sempre sempre azzeccata. azzeccata.
No, no, Lorenzino ci abbiamo fatto, non parlerà neanche sotto tortura, quindi non ce la possiamo chiedere. Abbi fiducia, no, no, abbi fiducia, ce l'abbiamo fatta, un paio di volte l'abbiamo azzeccata. Sì. Anche dai, perché... un paio di volte ci siamo riusciti. No, no, questo lo devo dire, sì, perché sì, ma... devo difendere, ma no, guarda, l'operato la nostra intelligence calcistica, no? Cioè, Ferraro comunque, Filippo, ha una sua idea, no? Nel primo tempo e una sua idea del secondo. Cioè, e comunque ha una base, no, di giocatori su cui conta ciecamente. E la base è quella. No, io lo ripeto sempre, è una squadra che ha talmente tanti valori che chiunque metti, cioè, non si vede la differenza, insomma. Ma l'ho dimostrato il campo, perché comunque anche quando hanno giocato un under diverso da un altro, penso che ci sia stata poca differenza. Anche i grandi, chiunque è stato chiamato in causa, ha detto la sua. E questo è sicuramente un vantaggio, perché quando tu in settimana ti trovi che ti alleni con attaccanti come Jefferson, Sarao, e la domenica comunque non trovi questi attaccanti, quindi il livello dell'allenamento sì, cresce sempre. E niente, quindi alzare sempre il tasso dell'agonismo durante gli allenamenti aiuta, e lui non, secondo me non è mai Ferraro. Sì, sì. È sempre in difficoltà, perché... No, ma lui lo dice apertamente, cioè, attenzione, dice è crede, normale, cioè, è difficile con dice... una squadra così. Tra l'altro, non essere in difficoltà. Se fa vedere la mano, no? Non per l'anello, no, Filippo? Perché insomma c'è qualche colpo, no, subito, no? Vabbè. Si noterà che il campo di San Cataldo. Insomma. Sì, ogni volta che si cadeva là in mezzo uscivi con il sangue. Insomma. Va bene, noi abbiamo anche Catania Marathon, Livio, che è un evento, quarta edizione, con Giuseppe Marcellino, tra l'altro Radio Studio Centrale è partner ufficiale della manifestazione, quindi insomma, se tu vuoi fare una domanda al nostro organizzatore, mi casa e stu casa. Assolutamente sì, assolutamente sì, io sono sempre favorevole a questi eventi. Qual è stata l'idea di fondo di proporre appunto questa iniziativa che può essere un validissimo incentivo per la città, per la città di Catania, che non attraversa un buon momento, però io credo che lo sport debba essere sempre, sia in tutti i casi, un veicolo molto importante, ecco, in questo caso per la città di Catania. Sì, diciamo che il tutto è iniziato perché quattro amici che ci intendevamo così di atletica leggera, per chi magari la correva, per chi magari è nell'ambiente, io l'ho corsa tanti anni fa, adesso invece appunto faccio lo speaker, ci siamo praticamente uniti per organizzare questo evento. C'è qualcosa per la nostra città, perché a Catania mancava una maratona, sinceramente. Esatto. Ci hanno dato tutti dei pazzi. E noi ce l'abbiamo fatta lo stesso, almeno fino ad oggi. Non so cosa succederà con questa novità, perché entreremo in città per la prima volta quest'anno. Speriamo, diciamo, di riuscire, diciamo, ad accontentare un po' tutti, e il livello della gara sta diventando veramente importante. 14 nazioni presenti, 13 regioni italiane presenti, oltre chiaramente a tutti i siciliani, buona parte dei siciliani, tant'è che abbiamo, come detto diverse volte, stoppato anche le iscrizioni, perché non possiamo garantire la sicurezza di tutti gli atleti fino a un certo punto. Se tutto esaurito. Ancora, tutto esaurito, sold out, come dicono. Sì, sold out, sold out, esatto. Sì. Direttore, grazie di essere stato con noi. Tra l'altro ricordiamo questa bella collaborazione che è partita con tuttocalciocatania.com, che vede cataniamente tuttocalciocatania.com insieme, appassionatamente, io dico. Ti ringraziamo. Se tu vuoi aggiungere qualcosa, c'è ancora il tempo, vuoi dire qualcosa sulla partita? Ma guarda, io se posso fare un'altra domanda a Filippo Lorenzini. Subito, velocemente. Ok, allora, settimana scorsa Somma ha trovato la via del gol, per un difensore è abbastanza, cioè non è così scontato, no? Trovare la via della rete, e chiederei a Lorenzini, il cui compito principale naturalmente è quello di difendere, se gli piacerebbe, ecco, assaporare, tra virgolette, il momento di un'esultanza per un gol tutto suo. Certo che mi piacerebbe, soprattutto domenica magari al Massimino. Sarebbe semplice, sarebbe un po' emozionante, perché comunque anche domenica dicono che sia sold out, anche col fatto che hanno aumentato la capienza, però... Sì, ho avuto un paio di occasioni, un po' di sfortuna, un po' di poca bravura, però arriverà, insomma.
Spero presto, e al Massimino soprattutto. Tra l'altro, Filippo scende quando sono i calci piazzati, no? I cross, perché chiaramente per sfruttare, no? la sua statura. E quindi auguriamoci che con la Real Aversa, tra l'altro è passato da Catania Mente, quindi è chiaro che... Ti vengo a cercare gli spogliatoi, appena fai gol. Ok, grazie Livio. Va bene, grazie a voi. Buona serata. Alla prossima, ciao Livio. Salve. Buona serata. Ok, ci fermiamo anche noi, regia, e torniamo tra qualche istante. La pubblicità. Rientrati in studio per l'ultima parte di Catania Mente, che è la parte che vede ancor più protagonista Rossana, perché è il suo momento, cioè per forza, no? Non, perché se leggo io non va bene. La nostra regia, preghiamo la nostra regia di mandarci la grafica che è relativa al prossimo turno di campionato, che vede il Catania, lo sappiamo, alle 14.30 giocherà al Massimino contro il Real Aversa. Ma vediamo nel complesso la giornata. Sì, Catania, Real Aversa, Città di Sant'Agata, Canicattì, Cittanova, Castrovillari, Licata, Trapani, Locri, Città di Acireale, Paternò, Lamezia Terme, San Luca, Ragusa, Mariglianese, San Cataldese, Vibonese, Santa Maria Cilento. Come notiamo, Filippo, c'è qualche incontro già scontro, no? Che è proprio da come dire, bassa classifica, no? Mariglianese e San Cataldese, decisamente, che la Mariglianese è andata più avanti, 3 punti e amen. Ci dispiace per la squadra campana, no? Che tra l'altro ha fatto una buona partita col Catania. Sì, contro di noi sì. Contro di voi tutti. Quello è scontato, penso, perché quando giochi contro Catania tutti vogliono fare la partita della vita. No, regina, per piacere, restituiscici il turno. Nel senso, ok? Ok. Sì, vabbè, San Luca Ragusa, tu che idea ti sei fatto di questo campionato in questo momento? C'è di qualche squadra, ad esempio, che alla vigilia era data come possibile protagonista su tutto, ad esempio il Trapani? Ma il fatto è che magari non ci abbiamo ancora giocato contro, quindi non ho proprio idea di come sia la squadra. Comunque conosco dei ragazzi che giocano là, i ragazzi che hanno fatto una carriera importante in Serie C, anche in Serie B, e sinceramente non me l'aspettavo. Pensavo potessero fare molto meglio, insomma. La squadra che ti ha impressionato di più tra quelli che, ripeto, il Città di Sant'Agata ha fatto veramente un'ottima partita e sta dimostrando di poter starci. Uguale penso il Ragusa. Noi siamo andati là la prima giornata e non pensavamo potesse fare questo tipo di campionato. Ma anche il Locri, però, no? Che in questo momento, certo, è balzato, è secondo, sì. Ha fatto un gran bel salto, cioè ponendosi, sì, no? In una posizione di tutto rispetto. No, ma ci sono due o tre squadre che magari all'inizio non erano così, così importanti, insomma, invece durante il campionato hanno fatto vedere dove possono arrivare, insomma. Andiamo alla classifica, così ne approfittiamo, facciamo, no, questo passaggio, ovviamente sempre rossana la legge. Catania 36, Locri 25, Lamezia Terme 25, Città di Sant'Agata 22, Vibonese 22, Ragusa 21, Real Aversa 19, Trapani 19, Castrovillari 19, Licata 19, Canicattì 18, San Luca 16, Città di Acireale 15, Santa Maria Cilento 14, San Cataldese 14, Cittanova 13, Paternò 13, Mariglianese 3. Vabbè, chiaramente la classifica parla, no, per quello che è, no? Non, su questo non ci sono dubbi. Il Catania continua, no, a mantenersi come rullo compressore, no? E quindi va bene così, no? Va bene così. No, infatti, poi c'è questo passaggio un po' della Lamezia Terme, che sì, è vero, ha vinto. Nell'infrasettimanale ha recuperato con la Mariglianese, però è una squadra che ha perso un po' di terreno, no, rispetto all'inizio, no, quando invece vi era proprio alle calcagne, sì, no? Cioè proprio mordeva i polpacci del Catania, sì, no? che era in fuga, e tra l'altro ha fatto un bel incontro, dobbiamo riconoscere, cioè alla Lamezia al primo tempo sì, sono stati anche loro giocano un ottimo calcio, e anche su quel campo, che comunque aveva piovuto per 2 giorni, hanno dimostrato che sono un'ottima squadra.
Sì, all'inizio ci sono stati tanto attaccati, però c'è da dire che hanno vinto anche due o tre partite nei minuti di recupero. E noi, a noi sinceramente non ci è mai successo, insomma, di vincerla agli ultimi minuti. Anzi, quando potevamo farlo, tipo come Cittanova, così, abbiamo portato a casa solo un punto. Sono comunque un'ottima squadra, che è una squadra costruita per vincere, e stanno dimostrando che stanno lì anche loro, nel senso che ci sono e che sicuramente non molleranno fino all'ultimo. Noi abbiamo un collegamento a questo punto, no? Con un altro organizzatore, no? Che è legato ad un evento. Lo presentiamo subito. Perfetto, Giuseppe Lombardo, buonasera. Buonasera a Buonasera a voi voi. tutti. Buonasera Giuseppe, tu hai atteso pazientemente, ma è il tuo momento, perché tu ci parlerai del torneo degli avvocati che a Catania, no, ormai è partito, sapendo questo successo, è un po' la serata degli eventi, no? Oltre alla Catania Marathon c'è la Sicily Football Lovers Cup 2022 che ha preso avvio proprio questa mattina, no? E che sino a domenica, insomma, caratterizzerà i momenti sportivi di Catania. Ma sì, oggi siamo partiti con questo evento che si ripete negli anni. Abbiamo avuto purtroppo lo stop di un anno solo col Covid, è diventato un appuntamento fisso tra gli avvocati di tutto il mondo, perché quest'anno ospitiamo squadre di avvocati che si giocano a calcio a 7 che vengono da quattro continenti. Hanno iniziato a giocare e quest'anno abbiamo anche la presenza di squadre femminili che disputano Diciamolo, questa. no? Sì, esatto. Diciamolo, diciamolo. No, giocano a calcio alle pendici dell'Etna con questo tempo meraviglioso. Non gli sembra neanche vero di stare a dicembre a giocare con 22-24 gradi. Stiamo vedendo noi nel frattempo le immagini delle edizioni precedenti che hanno caratterizzato la Sicily Football Lovers Cup e tra l'altro ci ha raggiunto una rappresentativa dell'Iran. Ah sì, sono riusciti a ottenere anche il visto, non era semplice ottenerlo e quest'anno finalmente hanno potuto partecipare. Sono arrivati ieri, sono tutti felici. Abbiamo delle ragazze del Brasile, abbiamo avuto stamattina il saluto dei ragazzi dell'Ucraina che hanno vinto un'edizione. E Qual è quest'anno ovviamente l'albergo delle ragazze del Brasile? non sono potuti intervenire e si augurano di ritornare al più presto. Giuseppe, se tu vuoi dare magari l'indirizzo di qualche albergo che ospita le squadre femminili, no? Magari quello del Brasile, lo puoi fare poi. Stanno a Catania, stanno a Romano House. Sono un Ma però gruppo fatto di accoglienza, no, bello Filippo? vedermi giocare. Sono proprio cariche di entusiasmo. Poi sono euforiche per i risultati anche della loro squadra mondiale. Quindi va Bravo, benissimo, perché noi benissimo, veramente. abbiamo il centrale difensivo del Catania, che è il nostro ospite, Filippo Lorenzini. E Filippo così mi ha sussurrato all'orecchio, mi ha detto: "Ma io quando finisco di giocare domenica, poi che faccio?" Ma viene la premiazione, saremo a Campi da Stivala, che conosciamo tutti, è una location fantastica perché riusciamo a far giocare tutti contemporaneamente, sia gli uomini che le donne, quindi saremo lì. Giuseppe, ricordiamo che non sono coinvolti solo gli avvocati e le avvocate, no? Ma ci sono anche magistrati. Sì, allora è I notai. un torneo aperto per coloro che provengono dal mondo giurisprudenziale. Abbiamo anche i notai, ci sono dei notai, ci sono degli avvocati, poi in base alle organizzazioni dei vari stati ci sono delle cariche che rientrano anche nelle cariche governative, ma comunque tutto legato al mondo della giustizia e sono tutti che Sì, non con la a caso. passione per il calcio.
Non a caso il torneo è organizzato da SD Lex Catania, no? E con l'Oxine, di cui tu sei dirigente, no? Di questo ente sportivo, per cui avete, come dire, state approfondendo uno sforzo ogni anno con risultati, anche questo di livello internazionale, Giuseppe, perché poi no? Cioè, io ho visto Filippo, no? Che l'occhio gli è andato a un certo punto. No, devo dire anche che l'Oxen è partner, diciamo, della Naturosa Catania Martano, quindi diciamo parliamo la stessa lingua. Sì, e poi, regia, potevo, facciamo vedere le immagini. Ecco, se potevo anche aggiungere, certo. Visto che parliamo praticamente di calcio e comunque anche di tornei vari, all'interno della Naturosa Catania Marathon c'è anche una tappa del nazionale del torneo degli arbitri, praticamente la Refere Run, praticamente una tappa nazionale di questo circuito, quindi calcio, gli arbitri che fanno parte del mondo del calcio, comunque la corsa c'è sempre, ecco. Ma Giuseppe, voglio chiederti, gli avvocati si trasformano quando giocano a pallone, così come i magistrati, o rimangono sempre con questa sorta di aplomb? Perché sai, si dice un gran bene dei giornalisti, ma anche degli avvocati, come categoria professionale. Ma l'agonismo è agonismo per tutti. Però allora il nostro mondo è un mondo, il mondo amatoriale, no? Anche se sono dei tornei veramente importanti, perché comunque c'è gente che veramente nel mondo può fidarsi. Io sono venuto a vedere le partite e di amatoriale lì, cioè della serie vincere. Okay, ma l'agonismo c'è sempre, comunque, assolutamente. Poi considera che la fascia di età, essendo tutti già nel mondo giurisprudenziale, sono tutti dei professionisti, quindi l'età è un over 30 almeno, quindi sono comunque un bello spettacolo. Giuseppe, ricordiamo quindi le tappe. Partito questa mattina, quindi venerdì alle 10, quindi i primi match, e poi dopo sabato e domenica che succede? Allora sabato si conclude la fase gironi, domenica ci saranno i quarti di finale e le finali, si sfideranno sia nel torneo maschile che il torneo femminile, anche lì avremo le finali, e poi ci sarà la Coppa Stein, che assegnerà anche un titolo per quanto riguarda proprio la categoria degli avvocati, e il titolo regionale, che gli consentirà di partecipare alle tappe nazionali. Che noi come Xain copriamo il mondo aziendale e delle professioni, proprio il nostro settore di commento di promozione sportiva. Copriamo lo sport a 360 gradi, non solo il calcio, ma tutte le attività sportive. Abbiamo la fortuna di avere anche noi delle fasi internazionali che vedranno questi atleti che andranno a un'ulteriore fase. Sì, perché è propedeutico. È propedeutico questo torneo, poi per affrontare invece quello proprio mondiale. Questa è una fase mondiale. Questo torneo andrà proprio al mondiale. Cioè la squadra che vince questo torneo va a un'ulteriore tappa, che negli ultimi anni si è giocato in Africa. E invece la squadra italiana che vincerà parteciperà alle finali nazionali delle professioni. Ok, siamo in chiusura. Grazie, in bocca al lupo, buon divertimento. Io spero di esserci. Prima devo andare al Massimino, però. Non devo andare da Filippo. Poi alla Catania Marathon pure, ma non ci arrivo. Vabbè, prima, certo. E poi il pomeriggio, certo. La partita. Allora ci vediamo sicuro. Ciao Giuseppe, grazie. Buona serata. Ok, noi siamo in chiusura. Siamo in chiusura e dobbiamo correre, regia. No, abbiamo tutto il tempo, quindi posso fare tranquillamente i saluti. Un paio di minuti. Allora, cominciamo col ringraziare Giuseppe Marcellino, perché è stato con noi e che tra l'altro ha scelto Radio Studio Centrale, confermandola, no? Quindi come scelta. Alta professionalità, chiaramente, poi squadra che vince non si cambia. Io ringrazio voi per essere partner nostri in questa manifestazione. Tanto ci abbiamo messo pure la TV, quindi pure, no? Nel senso, promozione, no? Ulteriore. Ma d'altro lato avete un bel bouquet di sponsor, no? Quindi di supporto economico. Avete chiuso perché tutto è esaurito, cioè, quindi che vogliamo di più, no, Filippo? Meglio di così. Spero
speriamo che andrà tutto che... bene, tutto bene. Ecco, l'anno scorso è andata bene, giusto che abbiate riconfermato, insomma. Filippo, esatto. Grazie per essere stato con noi, sei stato simpaticissimo. Torna, tu gli dici, vai da Angelo Scaligi, guarda, mi sono divertito un sacco, devo tornare. Solo io, gli dirò così, che devo venire solo io. Ok, mi raccomando, in bocca al lupo per domenica. Perché abbiamo un obiettivo importante, noi cataniamente parlando dobbiamo andare lì, Sì. Dobbiamo recuperare, tra l'altro con te i ragazzi, comunque sta facendo un gran campionato, siamo contenti, si vede la città è contenta, cioè con Ross Pelligra, ma con voi tutti, si è ritrovato un grande entusiasmo, è tornato il sorriso e queste sono le cose più importanti, attenzione, perché siamo stati un po' arrabbiati, diciamo, anche un po' tristi, ma malinconici. No, ma lo so. L'ho vissuto in prima persona, quindi immagino. Ok, Rossana, grazie. Grazie a voi. Farai ancora di più tante cose, perché adesso tu devi uscire, devi cominciare a fare i servizi, a realizzare, no? A fare interviste. Anche, lei sta ovvio. Scalpitando, io... Cioè, la tengo a freno. Ok, grazie Rossana. Noi, grazie naturalmente, ci vediamo... venerdì prossimo, intanto vi ricordo domenica 14:30 stadio Angelo Massimino, al mattino c'è la Naturosa Catania Marathon, quindi mi raccomando, non è detto che si debba per forza partecipare, no? Però si va lì, potete venire qui, tranquillamente, esatto, a vedere anche la si gara, assiste, e c'è lo stand di Radio Studio Centrale, quindi andate a trovare Ivana Leotta, vi fate intervistare, glielo potete dire chiaramente, insomma, noi abbiamo visto Cataniamente, quindi è una sorta di passepartout, no? Di biglietto da visita. Naturalmente salutiamo anche il pubblico di Video Ragione che ci segue sempre più numeroso. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Buonanotte. Non è Xen, non è Xen, è Xen in altra parte. Questo non si può tagliare, vero? Sai com'è? Allora, vediamo. Xaine è una cosa, Xaine è un'altra. Devo chiedere alla regista. Giuseppe è Xaine, no? E invece noi siamo Xen. E mi sono confuso.